Ciao a tutti, cari fighter Muay Thai followers. Ciao cari amici followers e benvenuti in questo nuovo video da me. Come vedete, oggi sono in un ambito un po' diverso, perché purtroppo è notizia proprio di qualche ora fa che il maestro che mi ha accompagnato per tantissimi pomeriggi, praticamente buona parte della mia vita, purtroppo ci ha abbandonato. E quindi ho deciso di omaggiarlo con una delle sue più grandi imprese: mangiare 40 fette al latte. Non sono Kinder, ma sono fette al latte. Come il maestro ci ha abituato, sarà un video con veramente pochi tagli, ma mi sentivo in dovere di poterlo omaggiare con questa challenge. Tra l'altro, sui miei social, su Instagram, vi avevo promesso una food challenge e quale, purtroppo, migliore occasione per poterla fare. Quindi, dopo avervi ringraziato, non ho il lessico che il maestro aveva nei suoi grandissimi video, cercherò di fare del mio meglio e iniziamo subito. Quante volte ve lo devo ripetere? Dite che mi seguite attentamente e poi ripetiamo sempre le stesse cose per cui io vengo. Per lei, maestro, vi chiederete: ma perché le tiene dentro le buste? Perché non sono sicuro di poterle mangiare tutti e quindi per evitare sprechi alimentari le tengo dentro le buste. Mi stanno già salendo su e sono appena a 10. Maestro, dammi la forza da lassù. Io resisterò per lei. Lei ha fatto tanto per noi e questo è il minimo. Sì, ma questa mi sa che non è una berza. Questo è un cavolo cappuccio, Giuseppe. Ma che mi hai detto? Questa non è berza. Ce ne mancano un'eternità. Non devo dare tempo al mio stomaco di abituarsi. Come facevi, maestro? Come facevi? Come facevi? L'abbiamo sottovalutata, una cosa, come direbbe Thomas Angring, amazing! Inizio già a vedere la nausea che mi sta salendo dopo appena 11 Kinder fette al latte. 11 Kinder fette al latte, non è Kinder, come si può dire? Snack fette al latte. Non lo so, inizio a vaneggiare.
lo zucchero inizia a entrare in circo. Non lo voglio più, ma non posso mollare, maestro. Non posso mollare. Ricordatevi di iscrivervi al canale prima che io muoio. Di quale città sono io? Io sono di Polzano, di Polzano, di Polzano. Forse la sua acqua mi potrà aiutare in tutto questo. Ora capisco i suoi brividi. No, è incredibile la quantità di merendine che mancano. Cioè, è incredibile. Iniziano a salirmi i brividi di zuccheri. Ma devo finire questo pacco. Devo finire tutto. Tutti devo finire, ce la posso fare. Questo è il minimo, maestro. Questo è il minimo che le devo, dopo tutto ciò che ha fatto. Questo è proprio in onore per lei. Per lei, maestro. Ma veramente, mi dispiace veramente tanto che purtroppo lì è scomparso. Questo è il minimo che potevo farlo per ricordarlo. Almeno posso dire di aver fatto qualcosa. Quando vi radete da voi, state attenti ad usare sempre uno specchio, altrimenti, come me, vi potreste tagliare anche le sopracciglia. Porco due. Porco schifo, ma non sballo. È incredibile. Il mio corpo si rifiuta. Dice, cosa stai facendo? Ma io non posso, la mia mente è più forte del mio corpo. Ah, dimenticavo. Giuro che mi sento male. Non riesco a metterlo in bocca. È questo. Sono a 15 fette al latte mangiate. Inizio già a essere confuso. Non posso mollare per il maestro. Ciao. Facciamo un calcolo che per ogni barretta ci sono 30 grammi di grassi. Ho preso tantissimi grassi.
ce la faccio, ce la devo fare, ce la devo fare. Corpo, non mi puoi fermare, io vado oltre. Try your or die. Inizia a vedere le apparizioni. Ho tic ogni 3 secondi. Ho talmente zucchero nel mio corpo che mi potrei buttare dentro una tazza gigante di caffè. Caffè. Forse il caffè potrebbe aiutarmi. No. Molto più difficile questo che qualsiasi altra cosa al mondo, ragazzi. Qualsiasi match, qualsiasi allenamento. Questo, mangiare e cercare di lottare contro il proprio corpo. È quasi al limite. Sono a metà del viaggio. Ti giuro, il mio corpo mi sta odiando. Diceva, stai facendo. Madonna, solo a vederlo. A vederlo mi sta facendo impazzire. Non devo guardarlo. Non lo guardo. E lo infilo in bocca. Oh no. Il mio corpo non è stupido. Se ne è accorto. Maledetto corpo intelligente. Maledetta intelligenza. Morso un'agonia che il vento porta via. Non è vero, il vento non porta via nulla. Sandro, non farlo, lo devo fare, lo devo fare. Mi merito 2 miliardi di like per sta roba qui. Tu sei piccolo, non puoi battermi. Sei così, come puoi essere più forte di me? Pensavate fosse finito qui? Chi è che mi diceva che ero l'incubo vostro? Sarò il vostro più bel sogno. Se sei bello, ti tirano le pietre. Se sei bello, ti tirano le pietre. Qualunque cosa fai, ovunque te ne vai, sempre pietre in faccia tu riceverai. Sarà così, così sarà. YouTube, mandami il pagamento. Pagamento cash e senza fattura. Mi adeguo anche io. Vai.